Carlo Ponzi nasce il 3 marzo del 1882 a Lugo di Romagna. È un bambino, poi un giovane irrequieto, che a 20 anni decide di cercare fortuna negli Stati Uniti. Nel 1907 Carlo, che adesso si fa chiamare Charles, si trasferisce a Montreal, nel Canada, dove cerca di impadronirsi di una banca aperta dal connazionale Luigi Zarossi. Ma gli va male, lo scoprono e lo spediscono a farsi 3 anni di galera. Esce grazie a un condono il 13 luglio del 1910, ma finisce un'altra volta nei guai. E questa volta lo mandano per 2 anni nel penitenziario di Atlanta in Georgia, in compagnia delle migliori menti criminali del paese. Personaggio da cui impara molto. Di nuovo libero, Charles torna a Boston e la sua prima idea è quella di inventarsi una guida del commerciante, qualcosa di molto simile alle attuali pagine gialle. Non riesce però a convincere nessuno a metterci dei quattrini e ormai si è dimenticato del progetto, quando gli arriva una lettera dalla Spagna con la richiesta di qualche informazione in più. Nella busta, insieme al foglio battuto a macchina, ci sono dei quadratini colorati con scritto sopra "Tagliando internazionale di risposta". Ponzi non li ha mai visti, non sa nemmeno cosa siano, ma capirlo non gli è difficile. Si tratta di buoni che possono essere scambiati in un ufficio di qualunque paese che appartenga all'Unione Postale Universale con un francobollo di un certo valore o un suo equivalente. Nessuno ha mai fissato un limite per l'acquisto dei tagliandi. E per il gioco dei prezzi dovuto all'inflazione, Ponzi scopre che acquistando un tagliando in un paese straniero e convertendolo poi negli Stati Uniti, il margine di guadagno è sorprendente. Il 10% se il commercio si fa con la Spagna, fino al 230% con l'Italia. E il bello è che è tutto perfettamente legale. Ponzi convince alcuni amici e conoscenti che può garantire un utile del 50% a 45 giorni. Tutti ci cascano, gli consegnano i loro risparmi. Alla scadenza dei 45 giorni, puntualmente, lui è pronto a pagare quanto promesso, cioè la cifra investita maggiorata della metà. Grazie allo schema di Ponzi, come ancora oggi viene chiamato, i conti di Charles assommano a molti milioni di dollari. È il fenomeno ormai sulla bocca di tutti. Tanto che lo chiamano il mago e nemmeno gli esperti di Wall Street riescono a capire se si tratta di un genio oppure di un formidabile mascalzone. Il 26 luglio 1920 però la prima pagina del Boston Post titola a grandi lettere "Dubbi sugli scopi nascosti dietro il piano Ponzi". Rapidamente l'impero di Ponzi crolla e mentre il Boston Post riceve il premio Pulitzer per il miglior servizio giornalistico dell'anno, Charles Ponzi finisce nel carcere di East Cambridge. Lo trattano come una specie di celebrità e lui, seppur colpito, non smette di combattere. Alla fine di un'aspra battaglia legale, fatta di competenze e giurisdizioni, Charles sconta una prima condanna di 3 anni e mezzo nel penitenziario di Plymouth e poi di 7 anni e mezzo nella prigione di Stato di Charleston. Una volta in libertà viene estradato in Italia come persona indesiderata. Da Roma finisce in Brasile, dove muore il 14 gennaio del 1949, povero e dimenticato, ma senza mai perdere il suo sorriso. Cercatele quelle foto, quelle in cui sta con la paglietta, i baffi e la faccia allegra, le trovate sul web senza fare troppa fatica. Difficile condannare un tipo come Ponzi, anche se sono in monti quelli che hanno sofferto per i suoi bislacchi progetti. Viene quasi da tenere le sue parti, come se i truffati in qualche misura se la fossero andata a cercare.